Al momento per i presenti. Punto F 9 luglio 2023 a cura di VB e Laura Nova, Michelle Ora questo è un nuovo concetto, come è pure complicato far comprendere che quando le entità che si presentano in situazioni come questa portano avanti una linea di insegnamento, questo insegnamento segue dei dettami ben precisi che vi ho già spiegato. Alcuni concetti servono al momento per i presenti, ma la maggior parte dell'insegnamento non serve a voi, in questo momento incarnativo, serve alla vostra coscienza, serve in un momento successivo ad altre coscienze, in altri momenti incarnativi, e non è solo limitato e limitante dal mezzo stesso, dai presenti e dagli intrecci karmici che si sono presentati nella situazione che genera l'incontro del cosiddetto circolo medianico. Che cosa vuol dire? Non c'è solo il limite dei nodi karmici che dovete risolvere voi, ma l'informazione che passa deve anche tener conto delle possibili varianti di incontro di altre persone, che possono entrare a far parte di un centro di informazione nel corso del tempo incarnativo che si sta vivendo in quell'istante. Quindi tutto il tipo di messaggio non può violare nessuna delle possibilità karmiche che esistono. Chi è preposto a fare questo? Non certo entità che fanno parte della ruota incarnativa, perché per quanto evolute, sono limitate dalla stessa possibilità evolutiva del momento incarnativo che attraversano. Quindi vengono guidate da parti che non hanno mai avuto necessità di incarnarsi, perché serve essere completamente al di fuori per poter vedere tutto lo snodo e l'intreccio possibile attraverso tutti i fotogrammi fattibili e non fattibili, presentabili e non presentabili dell'eterno presente. Chi si trova permeato dal processo del divenire non può avere questa lettura. Le entità che nel momento in cui sono disincarnate sono abbastanza evolute possono presentare degli insegnamenti importanti seguono sempre un dettame che viene al di fuori di loro. Molte volte noi, che non apparteniamo a questo processo incarnativo, ci presentiamo in queste situazioni, tante volte con lo stesso nome e con accezioni e modi diversi. Questo dipende dal robot che utilizziamo per poter entrare nel medium e poter arrivare a voi, oppure per arrivare non direttamente nel medium, ma in un altro tipo di corpo più sofisticato, che permette all'entità disincarnata di presentarsi al medium. Quindi capite che a seconda della situazione, l'informazione è più o meno filtrata. Domanda. Allora i maestri che hanno parlato nei grandi cerchi, quelli che noi crediamo grandi cerchi, appartenevano a quale settore dell'evoluzione? Alla tua oppure a quella di chi è ancora legato alla condizione umana. Michel, a tutte e due. Sì, grandi cerchi, grandi per il momento che hanno rappresentato, ma quanti altri grandi cerchi ci sono stati e ci sono, di cui voi non avete traccia? Non tutte le informazioni sono divulgate, non tutte le informazioni sono apportate alla conoscenza di massa di tutta la popolazione o di gran parte della popolazione di questo luogo incarnativo chiamato terra.